si fa dei picchi secchi, si fanno essiccare, poi c'è una, tutta una procedura ed è dolcissimo in buono, pratica, buonissimo. È di color nero, è molto scuro. Ma hai fatto venire la diabete proprio, guarda. sono diventato diabetico. Sì, per, diciamo, per finirti il fegato, sì, potresti anche completarlo con zucchero di canna grezzo messo sopra. Bah, un applauso al maestro, grandioso, grandioso. Tranne il nostro fegato. Vabbè, ma sotto questo carnevale poi abbiamo 30 giorni, insomma, per la quaresima, tutto a 10. Sono 40. Ah, scusa, 40. No, io 10 li saltavo per quello. Insomma, la cartellata pugliese, cercatela su internet, dalla Puglia del Nord alla Puglia del Sud si fa in maniera diversa, come mi spiegava prima della telefonata il maestro Domenico. Quindi non solo chiacchiere, non solo la, voglio dire, le frittelle, chiamiamole sfrappole al Nord Italia, chiamiamolo come vogliamo, ma la cartellata pugliese. La ricetta l'avete scritta. Un grazie al maestro Domenico Carlucci, come sempre. E gli dedichiamo questa canzone. L'annuncia Vincenzo e poi ci salutiamo. Grazie maestro, dedichiamo al maestro Domenico Carlucci Bastille Pompei. Pompei, dedicato a te. Ciao Nico. Dopo le 20, e adesso, caro il mio amico Salvo, dimmi tutto. Vediamo se te lo sei imparato. Mannaggia la miseria, che veramente. Aspetta. Cioè, allora, il problema è quello che io la chiamo in quella maniera. Ti prego, dammi la possibilità di non chiamarla in quella cioè in quel modo commerciale. Va bene, basta. Dai. E adesso, signori miei, a Tinky te arriva la reclam. La pubblicità, che è meglio. E va bene. Pubblicità, frappè. Radio Tele Locale Spot. La ditta 2F Cucine da sempre progetta e realizza per voi le più belle e funzionali cucine componibili, con la possibilità di scegliere tra una vasta gamma di elettrodomestici da incasso. Inoltre troverete camerette, camere da letto, pareti attrezzate, divani e complementi d'arredo a prezzo di realizzo. Preventivi gratuiti anche a domicilio. La ditta 2F è incontrata a Piano dell'Acqua, Chiaramonte Gulfi, per info 0932 926 156. Centro commerciale Villaggio Gulfi. All'interno Eurobar, Garden Shop, Pizzeria Pizza Pets, Unipol Assicurazioni, Tabaccheria e Profumeria Bacco Tabacco, Negozio Artigianato Etnico Oriente e Supermercato Crai. Face Food, Panineria, Stuzzicheria, Creperia, Piadineria. Corso Umberto 58, Chiaramonte Gulfi. Agriturismo Valle di Chiaramonte, contrada Piano Zacchi, Chiaramonte Gulfi.
Per prenotazioni e info 0932 92 60 79. Silvio Tipografia, servizio stampa digitale in via Mangibello a Ragusa. A Funtana, ristorante e pizzerie, contrada Funtana, Chiaramonte Gulfi. Che Cocò, bottega gastronomica, via Nicosia 4, Chiaramonte Gulfi. Hashtag, da Cocò si sta bene! Sulle mani! Nunzio Davola, impianti elettrici civili e industriali, via Fiera 43, Chiaramonte Gulfi. Cutrone Vittorio, pittore edile via Gulfi 225, Chiaramonte Gulfi. Ritorniamo in diretta grazie ai nostri partner commerciali e adesso è il momento di uno speciale collegamento direttamente da Rimini, dalla fiera, dalla, dalla, dalla 37esima fiera della... Ti sei incantato il disco! Salone internazionale della gelateria, pasticceria e panificazione artigianale in contemporanea con Rex Rimini Oreca Expo e abbiamo in collegamento la giornalista Lucia Lombardi. Buonasera Lucia! Buonasera Lucia, come direbbe l'amico Ezio Greggio, come la va, come la va? Pronto? Non è pronto. È caduta la linea. È caduta la linea. Della diretta, aspetta che facciamo un attimo di nuovo la chiamata, può essere che non ti ha riconosciuto. Può essere di sì. La chiamo io, vediamo. Facciamo tutto in diretta, noi. Direttamente. Ecco. Vediamo se ci risponde la nostra... Pronto, il commissario Montalbano sono. Ciao Lucia, buonasera Lucia Lombardi. Ciao Salvatore, ben trovato. Era caduta la linea, perdonaci. Esatto, il bello della diretta, Assolutamente sì. Maledetti i ponti telefonici quando non prendo. Quando ti serve fare una chiamata, diciamo, di emergenza, non funzionano mai i telefoni, guarda. Ma guarda, veramente, ma con il cuore siamo sempre vicini, cara Lucia, sempre vicini. Chi è Lucia Lombardi? Ve la racconto come la conosco io, a parte che è una pazza scatenata, ma è una giornalista, oltre che comunque di altre riviste, di media, eccetera, ma principalmente io la conosco per una rivista, la più importante del settore della panificazione italiana, che fa parte di un gruppo, la Red Business, giusto Lucia? Esatto, Italian Gourmet, il panificatore italiano. Bravissima, il panificatore italiano. Tu ti occupi ovviamente di chiamare tutti questi professionisti del settore e fare le interviste. Ogni tanto chiami pure me, dai. Non che io sia un professionista del settore, però insomma ce la caviamo. Ci difendiamo. Ci difendiamo, dice l'amico Vincenzo. No, siamo falsi, noi assolutamente. Noi sappiamo che tu sei a Rimini, Lucia, esatto. Che stai vivendo questa esperienza come tutti gli anni, d'altronde, del SIGEP di Rimini. La nostra domanda era questa, no? La prima domanda che ti facciamo è, a ridosso di quello che è stato la fine dell'Expo, quindi un impegno per tutte le aziende dell'alimentazione italiana, comprese quelle comunque di pasticceria, panificazione, di materie prime, insomma, non indifferente di spesa, di marketing e di tutto questo. La sensazione, tu oggi sei al SIGEP Bread, diciamo il Bread on the City, no? Che è una manifestazione organizzata dal Club Richmond, dove sono presenti tutte le panificatori, cioè diciamo i panificatori di tutto il mondo, giusto? Qual è la sensazione? Invece poi gli italiani, insomma, la fanno da padroni. E questo ci fa molto piacere, Le tue sensazioni di questo SIGEP, di questa fiera internazionale, riguardo a quello che è il settore panificazione, ma non oltre, cioè, ma anche altro, insomma. Ma non solo. Esatto. Ma il SIGEP sicuramente è una appuntamento annuale imperdibile, cioè da qui passa il gota dell'artigianato italiano e non solo, e c'è da dire che insomma le maggiori aziende italiane, internazionali, che hanno fatto della tecnologia il loro vessillo si confrontano su questo terreno, certo. È inutile negarlo, è importante sicuramente esserci,
cercare di capire e testare in prima persona quello che è questa fiera e cosa significa per il comparto del food di alta gamma, insomma, sia panificazione che pasticceria che gelateria e tutto ciò che è connesso. I club di settore si incontrano, in qualche modo si mostrano al meglio delle sì. loro capacità con varie tipologie di concorsi. Poi però devo dire che da giornalista è sul campo, nel quotidiano dialogo con i miei panificatori, io vi chiamo così, vi sento molto miei. Assolutamente. E da questo dialogo, insomma, che emerge quello che è il polso, che testa il polso della certo. situazione. Ma quello che principalmente, noto... Lucia, è... Cioè... ti accorgi da quello che viene, allora, questo scambio, che poi alla fine il concorso è, diciamo, comunque il veicolo per capire quello che i panificatori di tutto il mondo, diciamo, comunque italiani presentano, no? Il prodotto che viene presentato di solito è sempre quello che poi è il prodotto di moda, chiamiamolo così, diciamo, tra virgolette, che si vede in giro nelle nostre piccole... diciamo comunque nelle nostre piccole aziende, certo, cioè il pane macinato a pietra piuttosto che la farina di X. Utilizzato prima il termine mostrano i club, esatto. Perché comunque è un mettere in mostra le proprie capacità di artigiani su più fronti, diciamo così. E quindi questi ragazzi che partecipano per esempio ai concorsi del Richmond si preparano, c'è qualcuno che è da sei mesi in più che ogni settimana riprova il loro prodotto. Quindi insomma, i programmi sono fitti, densi e comportano veramente grandi sacrifici. Che cosa hai visto di particolare? Cioè, io ho notato così un po' dall'esterno, da quello che è stato il mio vedere, così diciamo nel senso di sfuggita, un ritorno al passato, Lucia? Ma quello che ti stavo un po' dicendo, perché poi è nel dialogo anche oggi che ho potuto instaurare con alcuni tuoi colleghi, quello che emerge è la necessità sempre di avere maggiore attenzione in prima persona verso quelle che sono le potenzialità delle materie prime. Quindi? Sicuramente verso farine macinate a pietra, il recupero di grani antichi, come per esempio la Sicilia stessa sta facendo in questo periodo, grazie anche al recupero di alcuni grani e concordemente poi con le vostre università che hanno cercato di portare avanti questo discorso. E, dei grani antichi. E tutta la filiera, insomma, no? Che poi ne consegue e viene chiamata in causa, e quindi questo ci porta anche a capire che comunque sia il panificatore, alcune tipologie certo. di panificatori, artigiani sono interessati a confrontarsi con una materia prima, diciamo così, proprio non stabile, quindi a mettersi anche un po' in discussione in qualche modo. Io sai cosa, sai che cosa mi auguro, Lucia? Io mi auguro solo che questa non sia una ricerca, insomma, perché io sto comunque producendo pane con grani antichi siciliani, il successo è grosso. Spero che anche questa volta, come per altre cose, non ci sia una speculazione finanziaria e di marketing, ma principalmente si pensi un po' a quello che è la salute dei nostri, diciamo, nel senso clienti. Cioè, diciamocelo chiaramente, le farine macinate a pietra, il chicco intero, la cariosside, chiamiamola così in gergo tecnico, se macinata per intero ha tutte le sue proprietà, ha tutto quello che fa bene. Ovviamente non te ne mangia un chilo di pane macinato a pietra, perché comunque sia ti senti male, però le capacità salutistiche ci sono. Io chiedo questo a tutte le grosse aziende, le piccole aziende, non speculate su questo, vi prego. Cioè, facciamo sì che finalmente questo sia uno degli argomenti che possa portare il vantaggio al nostro cliente, alla popolazione, agli italiani. Ma se tu pensi anche per esempio al tema del convegno di Italmopa dei giorni scorsi, era farina sana, energia per la buona tavola. Assolutamente. Quindi comunque sì. Questo è un tema di grande interesse per tutti.
poi magari può essere per l'artigiano, per il piccolo artigiano, l'utilizzo di determinati grani antichi, quindi di determinate farine, è anche una sfida, no? Assolutamente sì. Non sai come quella farina reagirà, cioè, oddio, magari lo puoi dedurre se conosci bene le tue capacità. Dobbiamo. Di tempo, no?